Renato Incani, purtroppo si deve commentare una retrocessione, questo è lo sport, oggi vi giocavate tutto e avete dato tutto fino alla fine perché poi il 3-1 è arrivato al 95esimo, che dire, ve la siete giocata comunque con orgoglio, avete messo tutto ciò che potevate mettere in campo, tra l'altro anche i giocatori non al meglio. Eh sì, è vero, abbiamo giocato con due giocatori che non stavano bene, infortunati. Diciamo che è un po' frutto di tutto quello che è stato probabilmente il campionato. Io parlo di quello da quando sono arrivato, ovviamente non parlo della gestione precedente. Ci abbiamo provato e ci deve servire da lezione per ripartire da una categoria inferiore, anche se è vero che la matematica non ti dà ancora, però a 2 giornate dalla fine, a 6 punti dal playout, ormai sei a un passo dalla Certo. promozione. Ecco, dov'è che, per siccome appunto c'è questo grande gruppone di squadre che sta lottando, dove li avete persi i punti? A me viene, perché poi avete battuto anche la Nuorese 3-1, a me viene in mente la gara con l'Arbus, eravate un passo dall'impresa. Sì, è vero, diciamo che è stato un po' un susseguirsi di eventi. Abbiamo avuto molti infortuni, molti problemi fisici, non abbiamo mai giocato al meglio, ecco. Però dove c'era bisogno di crescere, crescere anche caratterialmente, ripeto, questa deve essere una lezione per tutti quanti, giocatori, mister, società, per ripartire e cercare di farlo nella maniera migliore possibile, Chiaramente da allenatore vedere i tuoi giocatori uscire in lacrime è chiaro che fa ecco. male. Certo, fa male sì, però Come si rincuorano i il ragazzi? calcio è anche questo, ecco, bisogna crescere, bisogna imparare da queste esperienze per fare meglio in futuro, ecco, anche personalmente. Siccome hai anche vestito la maglia granata, eventualmente non ci vogliamo spingere troppo, ma a tu te la sentiresti poi di ripartire con l'Arbus nel cercare di riguadagnare anche una categoria per l'altra? Vabbè, questo è un discorso ormai, cioè neanche da prendere ancora in considerazione, ecco. Ci sono ancora 2 partite ed è giusto onorare il campionato al meglio e farlo al massimo, poi con la società ci sarà tempo e modo di parlare, di ragionare sotto tutti i punti di vista. Quali spunti positivi comunque in questa fase del campionato? Perché avete avuto delle sconfitte, però avete anche tanti giovani, anche bravi. Sì, abbiamo tanti giovani, ecco, anche questo è un valore da prendere in considerazione, nel senso che comunque sono stati inseriti gradualmente, anche oggi abbiamo iniziato con 3-4 fuori quota, l'abbiamo finita, mi sa, con 5, nelle ultime gare abbiamo giocato sempre con 4-5 fuori quota in campo. È giusto, crescono anche loro, quindi speriamo che, ecco, l'anno prossimo si facciano trovare pronti alla categoria, ecco. Renato, si affrontavano due squadre tra virgolette malate. Il Sant'Enna rigioisce dopo 8 sconfitte di fila. Come hai visto gli avversari? Se la possono giocare? Perché sui nomi non si discute, però poi conta anche quello che faranno vedere in campo. No, beh, secondo me sì, se la possono giocare. Comunque hanno degli uomini di esperienza, validi, uomini che comunque sanno gestire certe situazioni emotive, ecco, e credo che sì, ce la possono fare, dipende ora tutto da loro, ecco. Ringraziamo Renato perché non è stato facile sottoporsi a domande, a commentare un momento triste. Come hai detto tu, la matematica no, però diciamo ci siamo quasi. Sì. E niente, quindi quello che possiamo fare noi è darvi un grande in bocca al lupo con la speranza di rivedere l'Arbus in questa categoria. Crepi, grazie. Grazie.